Gioco d'azzardo, un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio sul nostro territorio, purtroppo anche sulla nostra provincia. Dal 1 gennaio di quest'anno sono diventate efficaci le norme previste dal decreto Balduzzi, convertite in legge, che tra le altre disposizioni introducono l'obbligo a carico di tutti i gestori delle case da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici o scommesse di esporre l'avvertimento sul rischio delle dipendenze, ma non è l'unico obbligo. Sì, questo è uno degli obblighi che doveva essere evaso dalle aziende sanitarie ed è per questo che noi abbiamo preparato un apposito volantino che è a disposizione di tutti gli esercenti. C'è un altro obbligo che riguarda invece gli esercenti direttamente ed è quello di esporre su ogni macchinetta o ogni postazione di gioco alcune avvertenze che riguardano dati tipo la probabilità di vincita, la giocata massima e quindi indirettamente la possibilità di quanto possono giocare. Questi dovranno essere distribuiti su tutte le macchinette, mentre l'avvertenza preparata da noi deve essere presente all'inizio, all'entrata della sala e all'interno del locale, non è specificato dove. Quindi come devono fare questi esercenti per assolvere l'obbligo? Per assolvere l'obbligo gli esercenti devono semplicemente andare sul sito del nostro dipartimento, che è www.dipartimentodipendenzeverona.it, tutto in fila, e scaricarsi la locandina che noi abbiamo preparato in tre lingue, l'abbiamo preparata in italiano, in inglese e in arabo, per cercare di coprire il massimo della popolazione. Questo per disincentivare il gioco d'azzardo, perché rischia di creare dipendenza patologica. Sì, nelle locandine ci sono degli avvertimenti che riguardano quei paio di sintomi a cui fare attenzione per capire se si sta scivolando nel gioco patologico. Questi avvertimenti riguardano quindi gli avvertimenti su quanto gioca, il passaggio tra gioco problematico a gioco patologico non è netto, ma riguarda il tempo impiegato nel gioco, il denaro speso, quindi quando si supera una certa soglia sia nel patologico. E questo è tra l'altro sintomatico di questo momento di crisi economica? Assolutamente sì, c'è un aumento delle giocate, sicuramente anche indotte dalla fantasia di recuperare col gioco denaro non guadagnato col lavoro o con la crisi. E qui queste persone possono trovare un aiuto? Sì, nella locandina ci sono anche in basso i riferimenti dei servizi della USL a cui rivolgersi. E uno dei servizi è il SAR1, gli altri due sono il SAR2 di Verona e il SAR3 di Soave, dove queste persone possono rivolgersi e avere un aiuto per smettere.